Voglio chiederti, qual è secondo te l'idea di e-commerce di domani? Come cambierà rispetto a quello che si fa adesso? Guarda, l'e-commerce di domani lo vedo come un misto di arte, socialità e di scienza, se devo essere sincero. Di arte, nel senso che un pizzico di creatività che serva per far differenziare ogni store dall'altro. È necessario, un po' come appunto il commerciante che aveva una sua personalità ben distintiva. Per cui due panetterie non erano mai uguali, no? Ognuna aveva sempre la sua caratteristica. La scienza, nel senso che bisogna passare dall'e-commerce fatto con pagine, procedure. Così, basate su sensibilità o quello che viene considerato, viene detto in gergo il guesswork, cioè secondo me si fa così perché funziona, ha un concetto basato su l'osservazione degli utenti e l'osservazione dei numeri, cioè non è la pagina bella che funziona, ma è la pagina che converte, che è la pagina che vende, la pagina che, per la quale gli utenti capiscono quello che devono fare, insomma. E poi c'è la parte, come dicevo prima, di socievolezza, socialità, chiamiamolo come vogliamo, insomma, rimettere all'interno dell'e-commerce tutte quelle funzioni che influenzavano e favorivano in un certo senso il processo di acquisto offline e rimetterle semplicemente, poi che siano basate su Facebook Connect, siano basate sulle recensioni, questo ognuno lo vedrà. Chi vivrà vedrà, diciamo, però di sicuro sarà sempre più difficile tenere fuori dall'e-commerce questo tipo di dinamica. So che tu hai scritto anche un libro recentemente sull'e-commerce, mi sembra che sia stato pubblicato a marzo. No, in realtà ho finito di scriverlo ieri praticamente, quindi il libro sull'e-commerce non è ancora pubblicato, probabilmente lo sarà in autunno. A marzo è uscito il manuale di social media marketing per il quale ho scritto un capitolo sulla reputazione online, diciamo. Questa era la differenza. Puoi darci qualche anteprima per quello che sarà l'uscita Il libro? autunnale? Sì. Beh, allora, sarà un manuale, nel vero senso della parola, quindi molto stringato, molto, molto condensato, no? Dovrei dire, come la pubblicità dei detersivi, no? Te ne diamo meno, ma è molto denso, ne puoi usare solo poco ogni volta. È molto condensato, ho cercato di farne un 90% di buon senso e buone pratiche e un 10% di mini marketing, diciamo, dentro. È un manuale non per addetti ai lavori, non per persone che lavorano esattamente nel settore, quindi esperti di digitale o di e-commerce, ma più rivolto agli imprenditori o comunque alle persone che all'interno dell'azienda stanno pensando di integrare la vendita online nei loro canali di vendita aziendali, insomma. Chiaro, sappi che ci sono persone interessate direttamente qui presenti. Va bene, avrete una copia autografata. Grazie infinite. Senti, si parla quindi di e-commerce del futuro, si parla di differenze tra Italia ed Europa e Stati Uniti, ma con differenze culturali. Vorrei sentire da te più approfonditamente, qual è quella cosa che manca, insomma, ai retailer, insomma, ai venditori? Qual è quella comprensione che sembra sfuggire quando si tratta di mettere su un sito online, piuttosto che sembra che ci sia, appunto, come dicevamo prima, una specie di frattura, come se chi vende non fosse a sua volta cliente.
Quindi non capisce realmente le necessità e i desideri del cliente, insomma. Ma guarda, io notando un po' le differenze tra l'e-commerce italiano e quello dei paesi in cui è più sviluppato, sia lato retailer che lato consumatore, noto che c'è ancora una grande barriera da parte del venditore online in Italia, per esempio, nell'offrire o l'espedizione gratuita. Il reso gratuito, no? Oppure l'allungamento dei tempi di ripensamento, no? Per il reso. Ci sono esperienze americane come mi pare Zappos che in modo abbastanza così provocatorio ha lanciato il tempo di reso di 365 giorni, no? Perché ha visto che comunque la maggior parte dei clienti rendono nelle prime settimane, poi quindi fa gioco dire che sono 365 giorni perché poi la gente se lo dimentica, quindi se non l'ha reso subito non rende più. Ecco, non so, magari l'Italia è un paese un po' più per furbi che per intelligenti spesso, quindi ogni cosa va un po' adattata probabilmente. Però credo che davvero il fatto di riuscire a bypassare per il retailer italiano questa barriera psicologica per cui la spesa di spedizione deve essere assolutamente basata su, cioè il costo, diciamo, addebitato al cliente deve essere basato esattamente su quanto il corriere ti fa pagare, come costo, debba essere invece ripensato in una logica di relazione col cliente, o comunque di inglobamento dei costi all'interno del modello di business. Pensiamo un po' a quello che fa anche Amazon, no? Abbonamento Amazon Prime, abbonamento a prezzo fisso e poi spedizione gratuita tutto l'anno. C'è qualche esperimento, per esempio Yoox, no? In Italia da sempre fa il reso gratuito, per cui tu ti provi le cose e le rimandi. Ecco, quello che è stato il grande passaggio che è psicologico tra un e-commerce solo per appassionati e un e-commerce un po' di massa è il fatto di semplicemente ordinare un sacco di cose, provartele e poter rimandare indietro senza pensieri quelle che non ti vanno bene o non ti piacciono. Questo è un modello differente, no? In cui lo store vende molto di più e deve gestire un numero molto più elevato di resi, però le esperienze anglosassoni dimostrano che è proprio questo il modello che può far passare l'e-commerce da un certo numero di volumi a un numero molto più elevato. La possibilità di concedere la prova, sostanzialmente. La gente non può provarlo nel camerino del negozio, nel negozio fisico, lo vuole provarselo a casa sua e poterlo restituire senza un costo. Questo è probabilmente un obiettivo futuro. Allora, ti leggo una delle domande che ci è arrivata dalle nostre lettrici e dai nostri lettori, che è la seguente. Le PMI, spesso a proprietà familiare, che costituiscono l'ossatura della nostra economia, hanno ancora una scarsa cultura di marketing e più in generale una scarsa cultura manageriale. Queste caratteristiche, secondo te, facilitano l'adozione dei social media con quelle caratteristiche di spontaneità che enfatizzi spesso nella 91esi, o rappresentano un freno dal momento che spesso generano uno stile aziendale improntato al controllo e alla scarsa fiducia nei collaboratori, senza il coinvolgimento dei quali il social media marketing resta zoppo, tra virgolette? E in che modo il marketing 2.0 può incidere sulla cultura aziendale del lavoro? È una bella domanda, è una tesi. beh, è tutto vero, cioè, però non dividerei le aziende in, come diceva la domanda, padronali o comunque non padronali e quindi per forza chiuse o per forza aperte, no? Cioè, spesso ci sono grandi aziende in cui la cultura non è certamente più fertile che in certe piccole aziende. Io invece ho incontrato alcune piccole aziende in cui, tutto sommato, la cultura di apertura del proprietario fa sì che sia mezzi digitali in un certo modo, quindi dall'e-commerce all'uso comunque di strumenti di condivisione e di collaborazione all'interno fosse tutto sommato possibile e incentivato.
La PMI ha un problema, cioè ha tuttora un problema di conoscenza che prima era una conoscenza del marketing, che ora è una conoscenza del digitale. È come se fosse sempre un po' due gradini indietro rispetto a quello che servirebbe, perché la PMI nasce con la cultura del prodotto, no? Con la cultura di io so fare questa cosa, la faccio bene e poi una volta che è fatta bene si vende da sola. Resta da capire se in un settore, cioè se in un modello competitivo che è molto cambiato rispetto alla cultura del prodotto, questo tipo di concetto abbia ancora un senso. Il fatto che già le PMI italiane avessero poche competenze di marketing all'interno, spesso la funzione marketing era affidata ai figli del proprietario, oppure ho un'esperienza lunghissima di direttori marketing, figli di proprietari, di titolari, insomma. Boh, significa che probabilmente veniva considerato più un posto così, un posto in cui è bello lavorare, ma non tutto sommato nemmeno troppo strategico. E adesso, in questo momento, io credo che il marketing digitale cominci ad essere non più qualcosa che sarebbe bello avere, ma è qualcosa che se non ce l'hai, se non è fatto bene, comincia ad influire pesantemente sulla tua capacità di competere, soprattutto in ambito internazionale, insomma. Quando a volte vedo che si risparmiano pochi soldini su una traduzione decente di un sito fatto in lingua, no? Allora capisci che certe cose non sono ancora state assimilate. Insomma, magari si spendono i soldi per fare il giardino davanti all'azienda, ma il sito, la traduzione viene fatta col Google Translator con risultati bizzarri, per dire così. A proposito di implementazione di social media nei propri canali di vendita piuttosto che nei propri canali di customer care, ti volevo chiedere, si parla tantissimo degli effetti che questo ha, a valle, ovvero dalla parte del consumatore, ma si parla non così tanto dei cambiamenti che questo dovrebbe provocare strutturalmente all'interno delle aziende per far sì che questo possa realmente esistere. Sì, le due cose teoricamente dovrebbero andare di pari passo. Insomma, la prima fase è stata caratterizzata da aziende che hanno pensato di fare qualcosa lato social media, esternalizzando anche tutto sommato in modo forte la loro gestione, come se fosse un problema risolvibile con un'agenzia. E probabilmente l'ha risolto, diciamo, nel breve periodo. Nel lungo periodo, il problema è che l'azienda rimane di nuovo isolata da quello che sta fuori. Se i social media non vengono, social media, diciamo, i mezzi, la rete non viene assimilata in buona parte dell'organizzazione interna, i suoi risultati rimangono molto a metà, no? Cosa ce ne facciamo di avere magari una pagina con un sacco di fan quando poi all'interno dell'azienda il mio designer o la persona che disegna i prodotti o il customer care non sa nemmeno di cosa stiamo facendo noi della comunicazione o del marketing? Ed è un peccato perché da una parte loro potrebbero imparare cosa, o avere nuove idee, dall'altra parte potrebbero anche aiutare noi a creare sulla stessa pagina, sugli stessi mezzi di comunicazione sociali col cliente, un'esperienza anche per il cliente molto più veritiera e molto più interessante che semplicemente chiacchierare, insomma, del più del meno, come succede in molte pagine Facebook aziendali italiane, insomma.